So già che con questo video si creerà un caos enorme. Già, perché quando pensiamo all'Islam, di solito noi si pensa a... Non dire bombe, non dire attentati, non dire burka, non dire fondamentalismo, non dire... La pietra nera della Kaaba, la Mecca. Più o meno. Seriamente parlando, quest'oggi, Domer Minar Herrar, vorrei iniziare una miniserie incentrata, diciamo, sulle grandi questioni che uniscono la storia alla religione. Si tratterebbe di una miniserie secondaria. In pratica, una di quelle serie che fanno incazzare. E anche tanto. Oggi partiamo con una domanda atavica. Come ha fatto l'Islam nei suoi primi anni ad avere tutta questa fortuna? Come ha fatto a espandersi così rapidamente e così bene? Vediamo perché. Nel 900 d.C. l'Islam era diventata ormai la religione più estesa al mondo. Coprendo aree su tre diversi continenti, la nuova fede araba andava dai Pirenei, in Spagna, fino all'estremità dell'Hindukush, al confine con Cina e India. Se paragonata al cristianesimo, la velocità con cui l'Islam si diffuse fu a dir poco impressionante. Per quanto la natura accattivante del messaggio di Maometto, la sua personalità, il suo carisma e la sua capacità di attrarre un folto numero di seguaci nella sua cerchia siano state la forza trainante su cui si è fondato l'Islam, unendo tra il 500 e il 600 le varie tribù arabe sotto un'unica bandiera, è forse vero che il successo di Maometto sia dovuto ad altri fattori non secondari. Quando nell'arco di appena 30 anni le armate musulmane dei quattro califfi Rashidun varcarono le frontiere della penisola arabica, riversandosi in Medio Oriente e oltre, l'Islam si insediò insieme ai suoi conquistatori nei vasti immensi territori medio orientali che erano stati impoveriti e devastati dalle secolari guerre tra i due principali attori geopolitici dell'epoca, l'impero romano d'Oriente e l'impero sassanide. Impreparati e sorpresi dall'inaspettata ondata di conquistatori arabi, i due imperi si trovarono di fronte al giro di boa finale della loro gloriosa storia. L'impero sassanide di Cosroe II, che, ironia della sorte, aveva raggiunto il suo apogeo, il suo periodo d'oro di massima espansione, crollò nel giro di 5 anni sotto il peso della conquista araba. Con i sassanidi nel ruolo di vittime sacrificali, i romani d'Oriente avrebbero ingaggiato una feroce lotta per la sopravvivenza, una lunga agonia che tra alti e bassi sarebbe finita secoli dopo, nel 1453, con la caduta di Costantinopoli. Il classico caso del detto: tra i due litiganti il terzo gode. La sottile retorica del Corano, percepita come una forza attrattiva e accattivante dai popoli conquistati, ed anche la semplicità del messaggio trasmesso furono un fattore primario fuori discussione per il successo dell'Islam, ma non era certamente l'unico. Per capire il successo dell'Islam è necessario, prima di tutto, capire la sua terra d'origine, l'Arabia. L'Islam si originò nell'Hejaz, la fascia nord-occidentale della penisola araba, un'area che all'epoca era crocevia commerciale e finanziario tra i più importanti, soprattutto per il fondamentale traffico delle spezie. Le comunità che vivevano in centri come la Mecca, Medina o Yanbu erano sì tribali, ma anche e soprattutto commerciali, a differenza di altre realtà più periferiche della penisola. Agli occhi di una società mercantile, ma pur sempre legata alle vecchie tradizioni, l'Islam catturò fin da subito l'attenzione di molti commercianti che avevano intravisto nella nascente fede la possibilità di nuove opportunità economiche e di traffici all'estero. Certo, il Corano, con l'esempio della povertà dello stesso Maometto, condannava l'accumulo di ricchezze, ma questo rimase più una formulazione teorica che altro. Furono poi gli stessi commercianti, divenuti essi stessi i simboli della nuova religione, a contribuire, almeno in parte e su rotte meno frequentate, al diffondersi e al radicarsi dell'Islam in comunità lontane e isolate. Basti pensare al caso delle regioni centroafricane raggiunte da carovane di mercanti dal nord dell'Africa, oppure nel sud-est asiatico, con l'arrivo dei navigatori arabi in Malesia e nell'isola di Sumatra, nell'attuale Indonesia. La nazione che oggi vanta il maggior numero di islamici al mondo. Le rivelazioni profetizzate da Maometto toccarono però anche e soprattutto gli strati più poveri della società. Il concetto di equità sociale e di uguaglianza economica insito nei suoi discorsi e nelle parole poi trascritte nel Corano attirò molte persone schiacciate dalle vecchie gerarchie tradizionali. Il concetto teorico di giustizia sociale portato in origine dall'Islam trovò ad esempio molti proseliti nel sud-est asiatico, specialmente dove le rigide caste indiane
marginalizzavano e discriminavano parti ampie della popolazione, come ad esempio gli Shudra, che erano insomma la classe tra virgolette operaia, oppure i Dalit, che erano i famosi intoccabili. Accettare l'Islam, una religione che si basava, secondo le parole di Maometto, su principi di giustizia sociale, uguaglianza e solidarietà, fu dunque un modo per ritrovare un senso di dignità umana perduta. Nel corso della sua guerra santa, conclusasi con la conquista della Mecca nel 630 contro la tribù dei Quraysh, Maometto fece leva proprio sui bisogni e le frustrazioni sociali. Ed è qui che ci ricolleghiamo all'aspetto principale. Maometto, che possedeva indubbiamente un carisma superiore alla media, era un campione politico che utilizzò la propria astuzia per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non a caso, con il suo agire, l'Islam passò nell'arco di 12 anni da religione perseguita e costituita, diciamo così, da una minoranza di sbandati, alla fede conquistatrice e di successo dell'intera penisola. Una cosa molto diversa del cristianesimo, ad esempio, al quale ci vollero quasi 3 secoli per diventare religione accettata all'interno dell'impero romano. Attirando intorno a sé un gruppo di discepoli fedeli e allargandolo fino a farlo diventare una vera e propria comunità, la cosiddetta Ummah, il profeta riuscì a garantirsi una base di seguaci con cui condurre la sua personale lotta per il potere in Arabia. L'Islam è stato visto, almeno nelle sue prime fasi, da molte persone come un movimento sociale e politico, ancor prima che un qualcosa di religioso. Una milizia forte e fedele significò per Maometto la possibilità di arrivare a contendersi il potere direttamente con i grandi signori tribali dell'Arabia. Ma dove questi signori peccavano, Maometto eccelleva, vale a dire la coesione. Maometto usufruì appieno di uno straordinario aggregante mai prima utilizzato, la fede religiosa. Le diverse tribù delle Jihads erano delle oasi chiuse, isolate, in costante guerra tra di loro. Sfruttando i simboli di una nuova religione e paragonando le proprie gesta a pellegrinaggi d'adempimento, Maometto trasformò sapientemente l'Islam in un'arma politica, con cui legittimare se stesso e poi le proprie azioni, oltre che unificare all'interno di un sistema di valori una popolazione prima di allora sempre divisa. Da messaggero di Dio per un gruppo specifico, per Maometto il passo per diventare il capo di un nuovo stato islamico fu molto breve. Lo strumento con cui ordinare la nuova ideologia, come anche le nuove regole di vita, divenne il Corano. Come la storia ci insegna, le rivoluzioni sono un qualcosa che sconvolgono l'uomo. Quello che però fu fatto con il Corano fu diverso. Anziché entrare in contrasto con le antiche tradizioni culturali pre-islamiche, il Corano si amalgamò e confermò molte di quelle pratiche e regole di vita che erano ben note alle famiglie arabe. L'unica differenza fu quella però di collocarle in un nuovo contesto, un contesto musulmano, dove a capo di tutti vi era un nuovo dio, Allah, e il suo profeta, Maometto. Il Corano, così come anche gli altri grandi testi sacri delle religioni rivelate, entrò poi in mano dell'elite politica, finendo per diventare esso stesso il mezzo con cui modellare, regolamentare e gestire ogni benché minimo aspetto della vita quotidiana degli esseri umani, sia della vecchia penisola araba che dei nuovi territori che gli arabi via via conquistavano. Senza rifiutare apertamente il tribalismo tipico dell'Arabia preislamica, Maometto sapeva bene che il modo per fondare una nuova ideologia con cui legittimare consensi era quello di attirare su di sé la fedeltà del maggior numero possibile di tribù verso la propria confederazione sovranazionale, o meglio sovratribale. Per i nomadi arabi la tribù era tutto. L'intera identità di un uomo era legata alla sua tribù di appartenenza. Qualora questa non soddisfacesse le aspettative personali, era lecito dimostrare la propria lealtà ad un'altra tribù più capace e forte. L'Islam fu il jolly in una partita di carte giocata tra l'ordine e il caos. Nelle secolari guerre per il potere nella penisola, convertirsi alla nuova religione fu per molte tribù un gesto simbolico per allinearsi così all'agenda politica di Maometto, entrando in questo modo sul carro di quello che, nei primi del 600, sembrava essere, sulla carta, il carro del vincitore. Convertita all'aristocrazia, la conversione del popolo era quasi sempre scontata. Chi rifiutava la transizione, semplicemente se ne andava.
con o senza l'uso della forza. Fu l'esempio dell'esodo degli Hindu nel 1400 da Giava orientale in altri luoghi come Bali. Il matrimonio tra potenti signori convertiti all'Islam e capi locali non arabi favorì ulteriormente e in profondità l'accettazione della nuova fede. Già l'aspetto demografico aveva un'importanza fondamentale per far sì che l'Islam si diffondesse con il massimo dei risultati. Le conquiste territoriali e la coesistenza più o meno pacifica con zoroastriani o altre minoranze religiose dell'epoca non sarebbero mai bastate. La poligamia diventò così uno strumento che permetteva a chi era di fede musulmana di poter sposare fino a 4 donne, più eventuali schiave con cui avere delle relazioni, così da incentivare la nascita di figli con la quale sostentare la crescita della tribù. Futuri soldati, futuri mercanti e anche futuri predicatori. Ma non era tutto. Per tradizione, le tribù arabe erano solite condurre razzie ai danni di carovane commerciali o altri popoli lungo la fascia desertica, razzie che erano chiamate col termine di ghazi, una forma di conquista spinta dalla necessità di sopravvivere in un ambiente ostile come quello del grande deserto arabo. Socialmente le razzie erano una componente essenziale nell'anarchia, chiamiamola così, pre-islamica, un dovere di tutti i membri di una data tribù. Senza razziare, una comunità non poteva infatti autosostentarsi ed era destinata alla dissoluzione. L'Islam riuscì a incanalare questa pratica e a indirizzarla all'esterno, contro nuovi nemici, i miscredenti, e verso nuovi territori, al di là della tradizionale frontiera araba. Una comunità allargata e unificata come quella di Maometto, poi ereditata dal primo califfo, Abu Bakr, senza la possibilità di far guerra nei propri confini proprio perché pacificati dal profeta, si trovò, per forza di cose, a sollevare lo sguardo verso nord, nella piana della mezzaluna fertile e verso le coste siro-palestinesi. Il fattore tempistica fu un fattore vitale all'interno di questa espansione a nord alla ricerca di nuovi bottini. Di fronte a due imperi forti e solidi, difficilmente i razziatori arabi avrebbero avuto vita facile come invece avvenne. La realtà delle cose però era molto differente. Mediterraneo e Medio Oriente non avevano ancora registrato un ripopolamento vero e proprio dai tempi della peste di Giustiniano, che dal 540 a.C. si era diffusa in tutta l'area. Questo significava che zone un tempo fiorenti erano essenzialmente vuote e con un numero inferiore di abitanti rispetto alle generazioni precedenti, con villaggi e città poco difesi e quindi incapaci di offrire una forte resistenza a un nemico determinato come gli invasori arabi. Entrambi i due imperi lasciarono le rispettive frontiere desertiche nelle mani, ironia della sorte, di tribù nomadi che avevano stipulato con i romani e con i sassanidi delle alleanze, chiamiamole così, di convenienza. La grande mobilità delle truppe arabe e il loro essere abituati a fare lunghe marce nel deserto con poche risorse a disposizione gettarono inoltre nel pratico le basi per la rapida espansione dalle coste africane fino all'India. Secondo alcuni, in origine la motivazione del successo islamico fu nell'uso della spada e della forza. Ma fu davvero così? Nelle prime fasi della storia dell'Islam, quando gli eserciti arabi invasero nuovi territori, difficilmente si assisteva a massacri di intere popolazioni, questo a meno che i musulmani non incontrassero un'opposizione ostinata. Dato che i primi conquistatori vedevano l'Islam come una religione esclusivamente araba, non vi fu alcun tentativo di convertire con la forza i popoli conquistati, tutt'altro. In linea generale, gli invasori lasciavano ai nuovi soggetti la possibilità di scegliere se convertirsi spontaneamente all'Islam e accettarne diritti e responsabilità, oppure di continuare a praticare la propria religione dietro il pagamento di una tassa alle autorità islamiche, la jizya. Trattandosi di una condizione che spesso precludeva l'accesso a qualsiasi aspetto della vita sociale, chi era visto come un infedele si trovava così di fronte a una scelta non scelta, ovvio una scelta non violenta, ma pur sempre limitante e molto psicologica. Fu così che i dhimmi, cioè i non musulmani, preferivano convertirsi e sottomettersi alla nuova legge islamica, piuttosto che precludersi da qualsiasi possibilità economica e sociale. L'Islam trovò pertanto il modo per espandersi in Medio Oriente con rapido successo e senza sconvolgere più di tanto le acque. E dopotutto, a conti fatti, pagare la jizya costava meno che pagare i burocrati di Costantinopoli o il sovrano sassanide. Alla fine sempre quello conta.
il vile dio denaro. A questo successo si andò ad aggiungere il fatto che quando gli arabi cominciarono a stabilirsi nelle terre conquistate, lo fecero di solito in insediamenti separati. Ciò ebbe l'effetto di consentire alle popolazioni preesistenti di continuare a vivere in maniera simile al periodo precedente l'invasione e al tempo stesso di attenuare i problemi legati alla fusione di due diversi gruppi culturali e religiosi all'interno di piccole comunità. Inoltre, dal punto di vista religioso e spirituale, buona parte delle storie, delle pratiche, dei rituali e delle tradizioni islamiche erano quantomeno familiari sia ai cristiani che agli ebrei. Di conseguenza, accettare senza troppe rimostranze la presenza di questa nuova religione non fu un fatto tanto problematico quanto lo sarebbe stato un sistema di credenze più estraneo, come ad esempio l'induismo o il buddismo. Da Maometto in avanti, anche a causa del messaggio insito all'interno dello stesso Corano, gli arabi si sarebbero sempre considerati come i veri portatori della rivelazione della profezia data in precedenza ad Abramo, a Mosè e a Cristo. In quanto difensori di questa profezia, la loro mentalità agiva in un'unica direzione: diffonderla e perfezionarla. In tal modo i nuovi governanti musulmani lasciarono intatte gran parte delle strutture di governo già esistenti e in molti casi il loro dominio significò persino stabilità e rinnovamento in terre che avevano sofferto per secoli nel corso delle guerre romano-sassanidi. La coesistenza con i popoli sottomessi nelle fasi in cui i conquistatori subentrarono al vuoto politico e culturale lasciato da cristianesimo e zoroastrismo fu cruciale. Permise agli arabi di apprendere i modi di vita dei locali, come anche il loro sistema burocratico, senza però entrare in conflitto con la cultura del posto. Resilienza. Questa è la parola che meglio descrive la fase iniziale dell'Islam. L'attuazione di politiche discriminatorie come la jizya arrivò in seguito, una volta cioè consolidato il potere nella regione. Con questi provvedimenti, i califfi e i nuovi regnanti regionali offrirono ai vecchi governatori, adesso fuori dai giochi, di rientrare nella loro torre d'avorio, con la promessa che, convertendo avrebbero riottenuto almeno parte del potere. Stessa cosa per i più poveri, dove conversione equivaleva a un miglioramento della condizione sociale. Insomma, i capi delle varie comunità islamiche che si sono andate poi a insediare nel corso del tempo nei vari territori, cioè gli imam, sapevano bene che la spada, cioè la violenza pura, sarebbe servita a poco e fino a un certo punto per radicarsi all'interno del territorio. Invece una strategia di lungo tempo che prevedeva attraverso varie generazioni azioni persuasive, incentivi economici e sociali e anche benefici di prestigio era indubbiamente la scelta migliore per unificare sotto un'unica egida una serie di popolazioni tanto diverse quanto lontane tra di loro. Bene ragazzi, io direi che come antipasto questo possa bastare. Se avete altri argomenti interessanti che secondo voi potrebbero arricchire questa futura miniserie, fatemelo sapere in un commento e se la cosa è abbastanza fattibile vedrò di portarlo così almeno nel prossimo video. Ringraziamento enorme per avermi ascoltato fino a questo punto e un saluto infinito ai miei cari mecenati su Patreon, grazie ai quali ogni settimana posso pubblicare, diciamo, finalmente un nuovo video. Ci vediamo presto, ragazzi. Per Aspera, ad Astra.